Bentornati nel mio canale O benvenuti nel mio canale Io sono Valucia Sims E oggi siamo di nuovo qui ragazzi Con un nuovo episodio di Simmizzando Per la precisione ragazzi L'ultimo episodio della prima stagione Perché sì, mancano pochissime direttive Io volevo portarle a termine in questo episodio quindi ragazzi, siamo arrivati anche con Simmizzando alla fine della prima stagione e io spero veramente ragazzi che sia stato di vostro gradimento perché io mi sono divertita tantissimo con questa prima stagione di Simmizzando. Allora, cara, fai passare di la bimba perché volevo ragazzi farla crescere a sto punto. Caleb ha spedito un regalo? Bravo Caleb. Facciamola crescere la piccola maglia. Ora, ragazzi, io darò un tratto. Eh, a caso chiuderò proprio gli occhi, lo, lo sceglierò a caso. E, mh, però qualora preferite: cioè, qualora io lo lascio sempre in mano a voi, comunque, perché ricordo sempre che stemizzando, la partita è vostra, ragazzi. Quindi, eh, se preferite un altro tratto, si va sempre a votazione. Mi dite quale tratto preferite, e, e si va. Ora io mh, vado a caso così chiudo gli occhi non vedo una, una mappa infatti non ho cliccato una cippa mi fa tanto piacere niente raga non la becco eh non ne becco uno che cosa ho messo? Scatenata Esuberanti e pieni di vitalità Questi bebè adorano esplorare e diventare energici Acquisiscono l'abilità di movimento un po' più velocemente E si rattristano se non escono da un po' Escono, vabbè, C'è i cavi di casa Dunque, ecco a voi la piccola Molly Oddio, fammela vedere Joe, fammela vedere subito Proprio cioè un ordine, fra virgolette Vai Hai fatto la fusion? Oddio ragazzi, è patatosissima Giusto, stai sempre in mezzo al pelo Perché mi fai questo? Guardatela ragazzi, ma come si fa a non amare sta piccolina? Guardatela, mm, sta fusione è proprio brutta però Ecco, un minimo qua si vede, guardatela È adorabile ragazzi, è adorabile Ora magari in, in braccio a mamma Giò effettivamente avrei potuto aspettare Guardate questo vagino, questo vaggino qua, questo vaggino qua. E sì ragazzi, la volevo far crescere perché comunque um, ci sarà un altro compleanno in questo episodio. E quindi non volevo poi che la differenza di età fosse troppa. Ecco, perché poi stonerebbe un po' secondo me. Quindi, ragazzi miei, ecco qua la piccola maglia che è cresciuta. Non farò il cambio look per il momento. Perché non. Non ce n'è bisogno, ecco, diciamo. Nel senso che. Uh, Fai qua tesoro, allora. Eh, legge a Maia per farla addormentare. Per il momento ci sono questi due lettini, quindi questi due lettini vi tenete, detto proprio fra noi. E, perché sì ragazzi, io stavo pensando poi magari di cambiare qua e sinceramente lasciare tutto questo spazio per le bimbe, perché sono tre... Mm, e quindi, no, conoscendo i ritmi di Joe forse non restano tre o troppo per troppo tempo, quindi è il caso, come dire, no? Inoltre ragazzi, ecco l'attenzione cala, parla con tua sorella Quindi racconta una storia Parla della festa, perché sì la festa è proprio quella di lemonie. Perché vi ricordo che c'è una direttiva che mi aveva dato Cherry Blossom Channel Che mi diceva di far crescere l'emonie e farla, di, far, farla diventare una scout Quindi io in questo episodio qua ragazzi, ammazza con gli occhiali vai a letto patata proprio Tu sì, che sei... Sei in complimenti in questo episodio. Qua volevo uh, l'ultimo, ragazzi volevo concludere con la nostra Lemonie che entrava nella fase successiva uh, della sua vita. Ecco, quindi che diventava una bambina perché secondo me ha un senso logico. Prima di fare questo, tuttavia, volevo davanti a voi proprio perché uh, la trasparenza, prima di tutto, ragazzi, utilizzare um, il trucco. Patata, se, be silent insomma, qua mi, mi fai rimbambire. Eh, per, eh, come dire, no? Mm, dare i soldi alla nostra Jo Perché vi ricordo, ragazzi, che la nostra ha ereditato, diciamo così, i soldi del Villa Royale. Per chi si fosse perso quell'episodio, andatelo a vedere perché, ragazzi, eh, cioè, mi sono divertita veramente troppo... A registrarlo, quindi veramente andate: quindi sommando 330.526 molion ai fondi che ha già la nostra Gio, ovvero 34.246. Se non ho uh, sbagliato a fare i calcoli, verrebbero fuori 364.766. Ora non so se servono punti virgole perché io vi dico la verità, non lo uso mai questo trucco. Proviamo così. Ecco, 430.520 abbiamo aggiunto. Quindi la nostra ha 364.766 Simoleon. Tesoro, magari anche noi. Potremmo eh, anche noi fare una cosa del genere. Per avere, insomma, no? Una botta di Materloid non farebbe male a nessuno. O un money molto carico come questo. Senti, cara, mh, potresti venire al volo a buttare via questo schifo? Perché fa schifo, in effetti. Allora, intanto, ragazzi le bimbe sono qua che chiacchierano. E io volevo... Uh, dov'è, dov'è, dov'è. Ragazzi, non trovo mai la cippa. Ok, ecco qua. Compra un ristorante. Perché finalmente la nostra sta per realizzare il suo sogno. Guardatela, molto felice, ci credo, per questo. Per questo, ragazzi, ovvio. Lei è molto felice per questo motivo. Butta via lo schifo, cara, perché è proprio il caso. E poi acquistiamo il ristorante ragazzi perché eh, sì, è proprio il caso di acquistarlo. E io vi dico i risultati della votazione. Per tre voti contro due ha vinto il ristorante realizzato da Cherry Blossom Channel. E per quanto concerne il nome, sempre per tre voti a due ha vinto il nome Angeli e Demoni. Quindi ragazzi, ha proprio stravinto la nostra serie Blossom Channel. Complimenti, veramente complimenti. Ma grazie di cuore, ragazze. Veramente ancora grazie. Sia a Vanale87 che ad HarrySins. Perché mh, avete realizzato veramente tutte quante dei, dei ristoranti molto, molto belli. Allora, noi dobbiamo andare a Windenburg. Mm, io ho già. Ma per acquistarlo ci dobbiamo proprio uh, andare. Allora, ragazzi, trasferisci i no. fondi alla tua attività. Ma sì, trasferiamo. Facciamo 50.000 Simoleon. Ok fermi tutti sono andate eh? Hai comprato un ristorante adesso Avere un ristorante richiede molto lavoro Circa il 59,5% dei nuovi ristoranti fallisce entro il primo anno Con una gestione adeguata Dipendenti abili Un menù delizioso e un po' di grinta Lacrime e sudore il tuo ristorante potrebbe però farsi un nome Per, in per informazioni più dettagliate Consulta la lezione ristoranti proprietà Allora ah, ragazzi ci credete che non ho mai aperto un ristorante Vi giuro questa è la prima volta E sono felicissima di averlo fatto Consimizzando Vi ehm, mostro di nuovo il locale perché secondo me è un qualcosa di spettacolare, ragazzi. Bellissimo, eh, lo erano tutti, eh. Io lo, ci tengo a sottolinearlo ancora una volta. Però guardate, che lusso, che sfarzo. Veramente, veramente bello, ragazzi. Veramente. Ora, quello che io vorrei vedere. Un attimo. È. Allora, vi ricordo anche i tratti. Il locale più alla moda della città. Aura romantica, che per Gio, ragazzi, voglio eh, dire, no? E eh, cucina dello chef, i requisiti ci sono, e devo dire, ragazzi, non gli manca proprio niente, cioè, perché li vogliamo dire è perfetto, quindi, la nostra Gio ha ufficialmente acquistato. Il suo ristorante che era l'obiettivo ragazzi poi di questa prima stagione Ora magari non c'è arrivata come pensava Però so Ora non badiamo ai, ai dettagli no? Cara vuoi entrare o vuoi restare là fuori a Ti viene il coccolone qua io te poi. lo dico Fatemi impostazioni del ristorante Oh dunque Abbinamento richiesto formali. Ma sì, caricare quel pezzo. No? Ok, modifica il menu del ristorante. Fatemi vedere una cosa. Oh, la nostra Cherry Blossom Channel l'aveva già inserito e quindi è stata portata a termine anche la direttiva che mi era stata data da Dream Like Moon. Eh, ovvero che all'interno del ristorante della nostra Joe dovevano comunque, doveva comunque essere presente il cibo per i vampiri. Cibi, bevande, insomma, roba così. E devo dire che... Mh, Jerry Blossom Channel ha fatto un lavoro straordinario. Guardate pure la divisa che belle. Quindi, che ragazzi, che devo dire. È perfetto questo locale. Adesso, ragazzi, però, sempre in questo locale, la nostra è in mente di fare qualcosina. E di portare a termine un'ulteriore direttiva, ragazzi. Perché sì, io... Ehm, e spero che Dream mh, me, lo, me lo... fra virgolette, perdonerà. Avevo in mente un modo eh, per come dire, festeggiare, mm, per inaugurare ecco, il locale della nostra Jo. In pratica avevo in mente di fare questa cosa. Eh, la nostra creerà i club per inserire tutti i suoi amici Sims, li inviterà qui ed è proprio qui ragazzi che andrà ad organizzare. La, um, il, uh, un evento, ecco, all'interno del quale cucinerai due pasti. Necessari per completare l'aspirazione. Eh, perché mh, la mia amica Dreamlike Moon... che ringrazio e spero veramente non si arrabbi per questo cambiamento. Mi ha dato questa direttiva, Gio deve portare a termine la sua aspirazione organizzando un evento con cena a casa dei Simself con cui non ha, non ha ancora stretta amicizia. Però il fatto è che avendo terminato la direttiva precedente, eh, ovvero che Gio doveva stringere amicizia con tutti, e lei ormai ha stretta amicizia con tutti, quindi io non saprei a casa di chi mandarla, ha detto proprio onestamente. Quindi a questo punto, ragazzi, pensavo che la nostra potrebbe, fra virgolette, inaugurare il nuovo ristorante organizzando qua, diciamo, la cena che le permetterà di portare a termine no, l'aspirazione. La, Ovviamente, sempre se si può fare, ragazzi, sempre se si può fare, perché qua dice. Clicca sul telefono per pianificare un evento di festa con cena Dopo l'inizio dell'evento clicca sul frigorifero Seleziona prepara un pasto da gourmet e poi una ricetta dall'elenco Ora, se potremo farlo Lo faremo qui ragazzi Perché l'idea mi, mi piaceva, ecco Ma, eh, qualora non si potesse fare Perché magari serve per forza la casa Ho lasciato le bimbe all'asilo Volete venire qui a scatenarvi? Eh, vabbè eh, Ovviamente lo faremo a casa di Joe In modo tale comunque, no? Da invitare tutti allora, dov'è dov'è? Nozze, arrostire i salticciotti, compleanno, festa con cena, eccolo qua. Uh, vediamo un po', ragazzi, padrone di casa, ovviamente la nostra Jo. E eh, gli ospiti, ragazzi. Emily, Chiara, Emanuele, Maki. Ero e Cole, ovviamente Laria. Um, Grazia Ope, Sonia. Phillip e gli altri che non riuscirò ovviamente a invitare, ragazzi. Dream li, inv li inviterò con i club. Però dovremmo farcela, eh, ragazzi. Dovremmo, il fornitore di catering non ci interessa perché cucinerà. Lei possiamo farlo in ristorante? Eh, no, non si può, ragazzi. Quindi a questo punto eh, lo faremo alla residenza Bennett. Perché ripeto, le abbiamo fatte. Ha amicizia con tutti, sono tutti amici. Quindi direi che a questo punto ha più senso farlo a casa di Joe. Spero veramente che a Dream vada bene questa alternativa. Purtroppo non si può fare al locale, mi dispiace tanto perché avrei voluto fare una sorta di. Ehm, inaugurazione, diciamo. Però vabbè, ragazzi, ci accontentiamo. Quindi andiamo a organizzare la serata. A nottata, perché è mezzanotte e mezza, però vabbè. Ok ragazzi, allora, la nostra ha organizzato eh, questo evento e deve cucinare due pasti da gourmet. Quindi prepara un pasto da gourmet, io direi di farle fare la vellutata di zucca violina, porzione festa, perché comunque eh, sono parecchi e poi di farle preparare un pasto da gourmet ehm um, un dolcetto, tipo vabbè, torta al formaggio, non è proprio vabbè, così. Thriller, dove vai, caro? Ma, ma piove. Eh, non. Eh, ah, nell'idromassaggio quando fa freddo, vabbè, come ti pare. Allora dunque. Eh, sì, anche tu, patata, dovresti. Senti, fai una cosa. Mm, sbrigati, oh, Ecco Ma chi. Stiamo preparando, non ti preoccupare, che. Non deve tanto andare bene, ragazzi, la, la, la festa, diciamo. Ma perché tu sei così vestita? No, vabbè ragazzi, ma che succede? Scusate. Un look alternativo tesoro, non capisco, vabbè. Allora dunque... Giò cara... Prima di subito. Facci sta grazia. Oh. Però ragazzi non me lo dà. Giò tesoro, sì, a parte le acrobazie cara. Potresti darti una mossa, detto proprio fra noi, fra, cioè proprio sai, in maniera diretta. Dream, tesoro, ti sei isolata qua? Qui addirittura sotto l'acqua. Eh, tesoro, mi fai sta faccina, ma per forza. Stai sotto l'acqua. Ragazzi, sono cose mistiche. Allora dunque, c'è chi ha fame. Qua hanno già finito tutto. Giocare a tua figlia ha fame. Quindi, fossi in te, mi una mossa questa sonno Gio Cara Le bevande chi se ne frega, però perché ri ringrazia gli ammiratori. Ragazzi, cose mistiche queste. Allora, fermi. Patata, vieni a prenderti una porzione. Viene anche lei? E vediamo un po' se oh, due di tre, questo me l'ha dato. Uh, chiama a tavola, ovviamente chiamale a tavola. Per favore, Tesoro, devi chiamarli a tavola. Altrimenti, qua stiamo freschi. Ragazzi, io pro propongo a questo punto di cucinare. È sempre quello perché quello ce l'ha dato come buono. No, Tesoro, lascia fare. Non... Lascia stare veramente. Non preoccuparti. Oh, la l'abilità di movimento. Eh, patata, ti conviene farla, ecco, brava. Ti conviene farla lì e vai a dormire. Le patatose me le avete lasciate senza cibo? No, ragazzi. Devo salvare ste patate perché altrimenti qua. Ecco, facciamo così. Altrimenti so io che fine fanno, detto proprio fra noi, alla fermi. Questo, mettiamolo qua. Tesoro, ce la fai a cucinare, dai. Dai, che poi abbasseremo di nuovo. Ovviamente, il bisogno di fame della bim delle bimbe, ragazzi. Perché? Per una questione di. Fatti chiamare a tavola patata, la vedo dura. Qua si sono magnati tutto. Mamma mia, ragazzi. Nessuno che dice di no, eh, mi fa piacere. Dovremmo comprarci un'auto? Oppure un aereo? Che dite? Mazza, tesoro, voli basso, restando in tema. Gio, cara, ti devi proprio sbrigare. L'evento sta per terminare. Non ce la faremo mai, ragazzi, secondo me, poi se Gio ci mette 40 anni, veramente mai, ogni ragazzi. Probabilmente farò un altro evento con cena. Vi mostrerò giusto. L'aspirazione la, completata, perché qua in 23 secondi non ce la farà mai. Io mi auguro di sì, ma bisogna essere realisti. Vai, tesoro, muoviti. Eh, la vedo praticamente impossibile, vai. Poi le, qua le cose si bloccano, ragazzi. Sono cose veramente ultramistiche. Ce l'hai fatta. Oh, aspirazione conseguita. E ce l'abbiamo fatta, aspirazione completata. Tramite la concentrazione, l'esercitazione e alcuni ingredienti ottimi... Josephine ha realizzato il proprio sogno di diventare re dei cuochi tra guadagnato chef della freschezza. Tutto il cibo preparato è di alta qualità e non va mai a male, ragazzi, mamma mia. Ok ragazzi, siamo ad Oasis Springs, nell'otto stupendo creato da Bibiana Bernal. Io ve lo mostro ragazzi. È un qualcosa di spettacolare, veramente stupendo questo bel... Scusate, questo wedding vener, scusate ragazzi, ma di nuovo la voce e guardate che spettacolo, vi giuro, meraviglioso, cioè io l'ho visto, è stato proprio un colpo di fulmine ragazzi. La nostra Jo, io le ho dato un nuovo look, mi sono permessa di ehm, farla tornare in forma perché dopo 200 parti... Ragazzi, eccola qua, tutta felice di aver trovato finalmente l'amore della sua vita. Per ora, per questa prima stagione, perché no? E qui le bimbe. Eccole qua, ragazzi. Guardatele quanto sono belle. Abbiamo la piccola limoni. Guardatelo. Madonna Patata, perché? Perché questo faccino così serioso, Joanna? Vabbè. E infine, ragazzi, la piccola Maya. Io le ho rifatto il look. Ora non so perché ha cambiato colore degli occhi. Ragazzi, così ogni tanto Scleral cast. Ma questa è lei. È troppo, troppo carina. Allora. Simone, caro, che è successo? Tutti che dicono eh, dai, un'altra volta al matrimonio. Eh, lei, ma è sicuro di essere lo sposo giusto stavolta? Ragazzi, per favore, non iniziamo. E quindi sì. La direttiva che mi era stata data moltissimo tempo fa da Cherry Blossom Channel viene finalmente portata a termine. Ho ricevuto, ragazzi, delle direttive... Cioè vi avevo chiesto se preferivate comunque un matrimonio in grande o comunque una cosa semplice. E ho ricevuto praticamente, devo dire la verità, mm, parità. Cioè non c'è una preferenza. Quindi ho pensato alla fine di fare una cosa in grande per quanto riguarda il posto, ma molto semplice. Ecco, i nostri non si sono persi, tra virgolette, in uh, chiacchiere o d'altro, ma sono subito passati alle nozze. Con la benedizione delle pargole. <coughs> Scusate ragazzi, ma sta tosse. Vai tesoro! Oh, stupenda, ragazzi. Io la adoro vestita così. Ed ecco gli sposi, i nostri sposini. Giuseppe, finalmente rifatta una vita. Avrà trovato la felicità, ragazzi, in questo luogo meraviglioso con l'uomo che ama. Chi lo sa. Chi lo sa. Se questo sarà veramente il matrimonio definitivo per la nostra giornata, non lo sappiamo. Non lo sappiamo però, quello che sappiamo, ragazzi, è che la nostra ha preparato una torta. Oh, viva la felicità, ragazzi! Viva la felicità! Oh, tutti contenti, gli amici della nostra gio, Mangiate, rifocillatevi! Tutti poi bellissimi, eh? Ho invitato anche la Babysitter, ragazzi. Ma dici che sto matrimonio sarà una lamata? Bobo, io basta che mangi la torta. Ma va bene, ok? Ehm, certo, nei libri non dovrebbe andare a finire così. E lei, ah, caro, la vita non è come nei libri. E viva le perle di saggezza, ragazzi, ovviamente. Ehm. Notare di nuovo quanto è figo il Diego Lobo, eh? E ve lo State dico. Cosa voi due? Non vi starete litigando il Diego Lobo, mi auguro, perché... Oh! <ride> che cavolo, questa c'ha già una sfiga pazzesca, ragazzi, pure il giorno delle nozze Oh, ringrazia per la presenza, vai un po' a ringraziare i tuoi amici, dai, ringrazia per la presenza Vieni qui, ringrazia per la presenza, insomma, un po' random ragazzi, chi troviamo nei paraggi ringraziamo Perché mi sembra giusto ringraziare tutti voi in particolar modo chi mi ha donato Ah uh, sì, pure il flirt, ciao. All'epoca è Simsev perché ragazzi, veramente vi ringrazio ah, guarda, di cuore. Questo matrimonio sarà una guerra. Ma dai il lobo sembra uno pulito Ma si sì, è un artista Ma secondo me è uno che vuole viaggiare Sapete è un artista Comunque non dovremmo dire così ragazzi Dovremmo augurarle il meglio non credete eh, Anche se magari cucinerà cibo spazzatura Oh mio dio ragazzi Su abbaiate come cani vi prego smettetela Bene ok ragazzi state calmi È un momento ragazzi oh. che aspettavo con ansia Perché la piccola lemonia È È una toddlerina ormai da un bel po' Oh ragazzi Guardate che meraviglia, splendide tutte e due, veramente splendide. Fatemi sapere se il look che ho scelto per Gio vi piace. Non ho pensato a un abito troppo pomposo. Perché, sinceramente, ragazzi, Gio sta al secondo matrimonio, non... lo trovavo un po' fuori luogo. Comunque, ora, anche in questo caso, ragazzi, io metterò un'aspirazione, un tratto, diciamo provvisorio. Perché ovviamente con l'inizio della seconda generazione dovrete dirmi voi quali dovranno essere i nuovi tratti di Joe, la nuova aspirazione, quali dovranno essere l'aspirazione, no? i tratti di Lemonie. Eh, cioè, tutto voi ragazzi, siete voi che giocate, quindi decidete tutto voi. Allora, dunque ragazzi, direi che a questo punto, visto che la nostra è indipendente, non lo so, me la immagino mentale Lemonie. Non saprei, scegli un tratto. Mh, lei ha avuto un'infanzia, ragazzi, un po' travagliata. Secondo me, beh, col padre e la madre che litigavano tanto, no? Così diciamo istintivamente, secondo me è una tipa che ha un, un po' una testa calda, secondo me. Oppure una tipetta sicura, nel senso lei è una che sa quello che vuole. Sì, una sippetta sicura, perché no? E questa ragazzi è la nostra piccola lemoni. Eccola, guardate che faccino! Ragazzi è troppo carina, guardate! Fatti vedere bene patata! E... Ovviamente... La prima cosa che farà ragazzi... Parteciperà ad un'attività scolastica. Perché questo fa parte Di una direttiva sempre che mi aveva dato C'è cioè Blossom oh, Channel Carina ragazzi Troppo, troppo carina E secondo voi somiglia più a Mandras O a Joe? Secondo me l'impronta è di Joe Però ha pure parecchio di Mandras Non lo so ragazzi, non lo so Detto questo Io direi che noi possiamo Fermarci qua e concludere questa prima stagione di Simmizzando, ragazzi. Eh sì, direi che possiamo. Io sono veramente felice. Tanto questo, diciamo, chiamiamolo l'esperimento è andata alla grande. Io mi sono divertita tantissimo a giocare con voi. Spero eh, comunque che questa serie eh, sia piaciuta anche a voi. Che continuerete a seguirla anche per quanto concerne la seconda stagione. Uh, assumi personale, ma si sì, vai col DJ di grido. Uh, che la trama, insomma, tutto ciò che abbiamo delineato, che avete delineato sia stato comunque di vostro gradimento, ragazzi, perché è veramente importante. Uh, e spero appunto, sì, veramente, che continuerete anche a seguire la seconda stagione. Ora, vabbè, facciamo così, ragazzi, non possiamo creare un gruppo troppo ampio. Giusto le prime persone che sono capitate. E, uh, ragazzi, che dire, io. Vi sono veramente grata. Mi sono divertita tanto, ma proprio tanto, e so che con Gio continueremo a divertirci. Iniziate già a pensare, ovviamente, a eh, quale dovrà essere, secondo voi, la sua prossima aspirazione. Perché vi ricordo che la nostra ha terminato, quindi può selezionare un'aspirazione nuova, ragazzi. E vi ricordo, ognuno di voi deve votare. Per chi vuole ovviamente partecipare alla creazione, diciamo, no, della. Di Joe, per quanto concerne la seconda stagione, vi può magari. potete indicarmi il colore dei capelli, certo, ovviamente il colore, il colore degli occhi, no ragazzi, perché ormai quello è e quello resta, però la nostra può essersi fatta una tinta, per esempio, quindi potete indicarmi il colore dei capelli, potete indicarmi ehm, l'aspirazione, anzi dovete l'aspirazione e due tratti, preferibilmente ragazzi vi chiedo un tratto positivo e un tratto negativo, perché i miei sim... Uh, di solito hanno sempre un tratto negativo tutti i tratti positivi non, non lo so lo trovo poco realistico quindi magari sulla base dell'aspirazione e del lavoro quindi aspirazione, lavoro tutto quello che fa parte comunque ragazzi della, della vita di un sim la sua aspirazione il suo lavoro um, vabbè le abilità no perché poi quelle si sviluppano man mano però ecco tutto quello che fa parte i tratti eccetera eccetera magari ecco non lo so um, Viene da sé per esempio che se uno propone il guru tecnologico magari tenderà ad associare il tratto smanettone. Ora parlo così, eh, per esempio. Quindi sì, dite un tratto positivo, un tratto negativo, aspirazione, lavoro, look. Che tipo di look deve avere? In questa prima stagione la nostra ha avuto un look abbastanza classico. Eh, deve rinnovare completamente il proprio look, ragazzi. Colore dei capelli. Eh, fatemi sapere veramente, io sono ben disposta a tutto. Quindi ragazzi che dire, io spero davvero di cuore che questa prima stagione vi sia piaciuta, vi ringrazio per averla seguita, ringrazio chi ha partecipato con la nuova stagione ragazzi, non so di preciso quando inizierà perché è un po' più difficile adesso sistemare tutto rispetto ad altre serie che sono andate in pausa nel mio canale, però ehm, ovviamente con l'arrivo poi della seconda stagione chi non mi ha confermato eh, di voler partecipare anche alla seconda stagione per quanto riguarda i ovviamente verranno eh, eliminati. Quindi ehm, io ringrazio davvero di cuore a prescindere anche chi non ha deciso di partecipare alla seconda stagione di Simizzando. Chi ha partecipato alla prima, grazie, grazie di cuore di nuovo a tutti voi. Chi mi ha seguito dal principio, chi ha iniziato dopo, eh, chi ha lasciato commenti, chi non li ha lasciati, ha solo guardato, ehm, chi ha mandato i suoi Simself, chi non li ha mandati. Insomma, ragazzi, grazie, grazie veramente di cuore perché. Uh, Joe è stata un'avventura fantastica uh, con voi, strepitosa e spero che anche la seconda stagione continuerà ad esserlo. Quindi ragazzi, non uh, ci sono limiti, voi iniziate a scrivermi nei commenti di questo video uh, tutte le informazioni che vorreste per la seconda stagione, ovviamente ripeto, aspirazione, lavoro, uh, look, colore dei capelli, um, tratti, un tratto positivo, un tratto negativo, ricordo, massimo due tratti, diciamo, a persona, ecco. E poi ovviamente ragazzi farò un video um, come feci all'inizio, comunque un video uh, di introduzione, diciamo così, alla seconda stagione in cui vi mostrerò i cambiamenti appunto di, di Joe uh, relativi all'aspirazione, insomma un po' a tutto quanto. Vi ricordo anche che potete fare la stessa cosa per Lemonie e ovviamente per Maya. Quindi ragazzi, mh, o anche per Joanna, insomma vabbè, uh, adesso... Magari Giona non ha tanto senso perché prima o poi crescerà l'era angelica. Ditemi voi, ragazzi, ditemi voi. Ecco, vi mostro così. Questi sono i tratti. Quindi ditemi veramente voi quello che, secondo voi, dovrei o meno fare per questa seconda stagione con questi personaggi. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio ancora tanto. Vi auguro una buona giornata o una buona serata. A seconda del momento che guarderete questo episodio. Vi ricordo che nel Descrizione del video: trovate tutti i vari modi per contattarmi. Playlist, programmazione del canale, aggiornata ovviamente con le serie in pausa, quelle che non lo sono, eccetera. Il link al canale dei miei amici youtuber. Andate, iscrivetevi! E che dire, ragazzi, io vi abbraccio fortissimo. Vi ringrazio ancora di cuore. Ci vediamo con la seconda stagione di Simmizzando. Fatemi sapere cosa ne, ne pensate di questa prima per chi l'ha seguita dall'inizio. Perché ha dall per iniziato a seguirla dopo. Cosa ve ne è sembrato? Se è eh, il caso di continuare o meno, magari, perché magari mh, potreste anche dire: no, guarda. Va bene così, è troppo lungo come progetto, non, non ci interessa, vogliamo vedere altro. Fatemi sapere, io sono aperta veramente a qualunque, ehm, comunque, vostra richiesta, ecco, consigli, eccetera. Vi abbraccio forte, sul Sul Simmers. E non.